Pronto? Ah, Scimbo! Sì, ciao! Non facciamo un anime sulle maghette! Ah, guarda, facciamo così, ne riparliamo, ok? Ciao, tu pensa a lavorare, eh? Ciao, ciao! Sì, però faccio... Pronto? Pronto? Attaccato. Andate via. Allora, oggi mi faccio un bel piatto di pasta. Aspettavo un attimo a pensare, posto, allora guardo un piatto di spaghetti, buono. Oh Cristo santo! Pronto? Pronto? Ah, ciao Scimbo! Ci ho pensato per l'anime delle Maggiocco. Ah no, guarda, sono un po' occupato adesso, eh. Sto leggendo Blume. Sì, ne riparliamo, non ti preoccupare, guarda. Non ci sei più per la Maggiocco pure con il gioco mio. A breve, dai, ne faccio un video io, guarda, te l'assicuro. Ciao, eh. Ciao, Simbo, ciao. Sì, ma le Maggiocco. Pronto? Ma io voglio un anime sulle Maggiocco. Ma che cazzo? Coglioni. Porca troia, un incubo quell'uomo, quell'uomo è un incubo. Devo andare assolutamente a cagare, porca troia. Mi ha fatto venire quasi luce. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Anime Manga Ita, io sono Kusanagi e oggi invece di fare una recensione, un vlog come mia consuetudine, farò una controrecensione. Cos'è una controrecensione? È una diciamo recensione opposta a una recensione che ha fatto Farkus sul nostro canale. Chi mi conosce e chi ovviamente me l'ha chiesto ha già capito di cosa si occuperà questa controrecensione. Di un anime di cui Falco ha fatto una recensione ampiamente negativa e a cui io invece voglio fare una recensione positiva in quanto mi è piaciuto abbastanza, però è piaciuto un buon anime, non ottimo, non capolavoro, ma semplicemente buono. Sto parlando di Guerra Magica in Madoka Magica. Falco l'ha ampiamente criticato e aspramente soprattutto e a me non è piaciuta la sua recensione, gliel'ho detto più e più volte ed è uno dei pochi punti di disaccordo che abbiamo sugli anime, una delle cose, poche cose in cui non siamo d'accordo. E quindi ho deciso di dare una visione positiva dell'anime a voi spettatori, a voi iscritti, che così potete insomma farvi anche un'idea per come la penso io. Iniziamo subito col dire che essendo una recensione non mi atterrò allo schema, nel senso che andrò comunque a trattare i vari punti che lui ha dichiarato negativi nell'anime stesso. E quindi ho deciso di omettere lo schema per non parlare, per non ripetervi la trama, per non ripetervi tutte le cose che ha detto lui in più e insomma le varie cose che sarebbero superflue nella fusione del video. Primo punto in cui diciamo fatto sta cercato è stata la rappresentazione dell'intro iniziale. Ho deciso di fare un intro un po' cacciarona, appunto per farvi vedere come è nato veramente Madoka. Certo, è quello il processo, è stato quello che ha fatto fare così il processo di creazione vera e propria, ma non il processo di ideazione, nel senso che Akio Kishimoto, che è stato il regista di Madoka, solo della serie TV, ha
aveva deciso di fare un Mahjong, un appunto un shoujo, un anime sulle maghette, per come lo recepiamo noi italiani. In quanto lui è abbastanza un fan di questo genere, e la cosa sembra stare un po' a tutti, e aveva già diretto uno dei capisaldi del genere stesso, che è Mao Shoujo Lyrical Nanoa, che è famosissimo e che lui appunto dirige solo nella sua prima versione, solo nella prima serie, perché successivamente è stato poi chiamato alla Shaft, ha stretto una collaborazione molto duratura con la Shaft, che ancora continua, adesso è il capo direttore, insomma ha fatto i soldi e quindi si è andato alla 7Arts, che era lo studio di produzione di Nanoa. È sempre stato affezionato a questo tipo di serie e quindi ha deciso successivamente di fare appunto un anime sul Mahjong, e lo ripeteva spesso e sovente a uno dei produttori della Shaft, Iwatoshi, che praticamente si era rotto i coglioni delle continue sollecitazioni di Shimbo che cominciavano dalla creazione di Damari Sketch, che è un anime anche abbastanza vecchiotto, mi sembra sia del 2005-2006, sono proseguite con Bakemonogatari, di cui Iwatoshi era sempre produttore, e sono culminate appunto con la creazione finale di Madoka. Poi ovviamente Iwatoshi ha contattato la Shaft, ha deciso di programmare l'anime, ha chiamato un allora non molto famoso Gen Urobuchi, che aveva praticamente fatto solo la sceneggiatura di Phantom Wreck for the Phantom e scritto uno spin-off manga di Black Lagoon e la novel di Fate Zero. Ancora l'anime di Fate Zero non è stato prodotto, sarà prodotto pochi mesi dopo Madoka, e quindi ha deciso di fare uno staff che potesse creare un manga, un anime ottimo. Sulla cover design ci andiamo dopo, perché lì c'è un discorso da fare molto. Partiamo con le opinioni e commenti, no? Si è detto che Madoka è un Mahjong, è un Mahjong che molti vedono come originale. Falcus ha detto bene nel dire che non lo è, ma non perché lo abbia fatto Utakata prima. In che senso? Utakata è un anime anche abbastanza vecchio, anche lui, che però ha una cosa che insomma fa storcere il naso quando dici Madoka ha copiato da quello. Perché? Perché Utakata l'ha prodotto la Shaft. Sì, è una cosa che insomma fa sorridere che Falcus sia potuto cadere in questa ingenuità, però è proprio così. Utakata è stato prodotto dalla Bandai Visual con l'aiuto della Shaft, che all'epoca non era così famosa come lo è adesso, non aveva tutti i soldi che adesso, perché non aveva ancora prodotto Bakemonogatari, non aveva prodotto ancora Madoka, nemmeno i Damari Sketch all'epoca, e quindi nemmeno Sayonara Zetsubou Senzei, sono insomma le opere più famose, più ben retribuite, e per cui è un po' ingenuità, cioè nel senso che andare a ispirarsi a cose che hai fatto tu non è un plagio, è semplicemente un'ispirazione, è un tentativo di riportare in maniera migliorata e diversa ovviamente quello che è stato fatto precedentemente. E poi insomma le altre citazioni di anime mi sembrano abbastanza sciocche, nel senso che né Alien 9 né Narutaru sono dei Mahjong, per cui perché si sarebbe dovuto ispirare o avrebbe dovuto plagiare degli anime non Mahjong? Le ispirazioni più evidenti sono la Princess Tutu, da Maihime, da anime che comunque hanno costituito il fulcro del Mahjong per come lo vediamo adesso, che hanno un po' rivoluzionato quel genere, ma non l'hanno ricostruito. Come invece ha fatto Madoka? È una cosa un po' pesante quello di dire che ha decostruito il genere, ma è così, perché? Sempre per fare il paragone con Utakata era un anime che introduceva in un genere abbastanza statico come quello del Mahjong, che sempre in quegli anni, con quei due anime che avevo citato prima, stava iniziando un po' a cambiare la direzione,
che voleva prendere, con appunto Utakata ha introdotto tantissime tematiche nuove, ma non aveva usato un bel niente, nel senso che sfruttava il genere a cui apparteneva come pretesto per parlare di altro, per parlare dell'omosessualità, per parlare di varie tematiche importantissime, come la depressione, come la solitudine, come l'amicizia, cose che in quel tipo di anime non erano state ancora introdotte. Certo, non l'amicizia, ma tematiche più mature come l'omosessualità e l'amore adulto, insomma, l'amore maturo. Invece Madoka ha sì queste tematiche, ma le sfrutta per cambiare quello che c'è all'interno del mangioco. Nel senso che se la figura della ragazza magica è sempre stata vista come un tipo di libato e puro di personaggio, pensiamo ad esempio alle Mew, pensiamo a Sailor Moon, che è il capostipite del genere. Sono comunque delle ragazze che, per quanto si battano contro dei mostri, sono per quanto cerchino sempre di difendere la terra e tutto il creato, mantengono sempre un'immagine totale di purezza, mantengono sempre l'immagine di paladine della giustizia. Le Majoko di Madoka non sono assolutamente così, sono semplicemente delle ragazzine prese da un gatto stupratore bastardo e messi a fare qualcosa che non serve alla protezione del mondo. C'è il discorso dell'entropia, ma loro sono sostanzialmente costrette, non vogliono farlo. Sailor Moon, tutte le Mew Mew, le Mermaid Melody sono prescelte, nel senso anche la protagonista di Utakata è una prescelta nel fare quello che deve fare. Non voglio spoilerarvi nulla di Utakata, perché è un anime anch'esso abbastanza carino e sarebbe da vedere. Anche quel tipo di personaggio è un prescelto. Madoka e le sue amiche non sono assolutamente delle prescelte, ma sono delle ragazze prese e costrette a morire per una causa sì giusta, ma al contempo sbagliata. Perché tutto il discorso che si c'era dietro l'entropia è che praticamente il mondo, per andare avanti, deve sacrificare le proprie creature. Il mondo non si interessa un cazzo degli umani, perché gli umani lo sfruttano alla fine, quindi che cosa dovrebbe importarsi? Assolutamente niente. Chi viene sfruttato poi un giorno sfrutterà. È un circolo che si ripete. Per questo Madoka è una decostruzione del genere, perché sfrutta sì il genere per parlare di altre cose, ma al contempo distrugge e ricrea il genere a sua immagine e somiglianza. Abbiamo delle maghette che non sono le paladine della giustizia che eravamo abituati a vedere, ma delle ragazzine in preda alla depressione più totale, sostanzialmente, messe in un contesto in cui loro tecnicamente non c'entrerebbero assolutamente nulla, a combattere delle streghe, dei mostri, delle entità sovrumane, cose che non gli competono e che invece devono affrontare. Di certo non perché sono delle prescelte, ma perché devono e basta. Un po' come noi siamo costretti ad affrontare la vita, no? Purtroppo è qualcosa che ci capita, ma non è perché noi siamo prescelti, è perché è il destino che funziona così, è perché è il mondo che decide così. E noi non ci possiamo fare assolutamente niente. Un'altra critica che muoveva Falcus erano le forzature legate ai genitori. Che sinceramente, se vai a notare che sono appunto legati ai genitori, dovresti capire che è una coincidenza abbastanza evidente, cioè nel senso che essendo una coincidenza è chiaro che abbiano cercato di parlare dei genitori in una maniera. Perché? Adesso ve la spiego in maniera molto semplice. Pensate agli unici genitori che sono costanti e presenti all'interno della serie. Quali sono? Quelli di Madoka. I genitori delle altre, quella magia, non li vediamo quasi mai. C'è una che gli ha schiattati. Poi così mi sembra che vuoi tagliare il video, vaffanculo. C'è una che gli è morti i genitori. Appunto per questo. Mami non li ha i genitori, costretta a vivere da sola, ha un'assenza, no? Non ha qualcuno a cui affidarsi. E poi quello che muove il personaggio di Mami. Ne parliamo dopo. Tutto il discorso
della famiglia, del genitore presente in Madoka, ruota attorno all'assenza, alla, a un aspetto tipico della modernità, al fatto che i genitori al giorno d'oggi non vadano più ai figli. I genitori al giorno d'oggi convinzono i figli in maniera spropositata, li lasciano stare fuori di casa fino a orari improponibili, quando io ero piccolo, e non si curano più di loro per quanto dovrebbero invece fare. Vediamo ad esempio l'esempio della madre di Sayaka. La madre di Sayaka, quello che fa così ci deve essere una forzatura, è invece un chiaro riferimento al fatto che la madre di Sayaka vedeva la figlia come una poco di buono, una che non sapesse fare nulla nella vita, perché infatti Sayaka soffre di questi complessi di inferiorità all'interno dell'anime. Sayaka è un personaggio così forte, così di impatto, il personaggio migliore di Madoka, perché soffre di una condizione legata innanzitutto ad un amore non corrisposto, ma anche a un affetto mancante da parte della famiglia. Quando Madoka nell'ultimo episodio esce fuori di casa, lo chiede prima alla madre per un motivo preciso, perché lei ama la madre. Lei, sin dal primo episodio, ci viene fatto vedere che dipendeva morbosamente dalla madre, che addirittura le faceva i capelli, le legava i nastrini nei capelli, la pettinava, la vestiva, le papiava i vestiti. Era legata in una maniera morbosa alla madre. Il fatto che lei decida di andare a combattere, diventare una e quindi di separarsi dalla madre, connota una totale crescita del personaggio. Denota che quella tematica che Falcus aveva preso come una forzatura è una cosa parecchio presente all'interno dell'anime. Abbiamo parlato di una mamma che non ha il genitore, abbiamo parlato di una Omura che li abbandona in un'altra linea temporale per seguire le proprie volontà. Parliamo di una Kyoko che è praticamente sempre fuori di casa, eppure i genitori non vengono neppure nominati. Perché? Perché c'è una vera e propria tematica dell'assenza della famiglia nei confronti di un rapporto tra famiglia e appunto figlio, tra genitori, che è presentissima nel rapporto tra madre di Madoka e Madoka. Cioè vediamo la madre di Madoka che è un ubriacone del cazzo, Madoka che ogni tanto cerca di farla ripigliare, ma lei a un certo punto dell'anime, in un episodio, la tratta malissimo, e appunto alla fine culmina con la presa di coscienza che c'è bisogno di staccarsi dal genitore a un certo punto, e che il genitore deve voler bene a suo figlio incondizionatamente e deve lasciarlo andare. In quel senso è legato alla madre di Madoka, ma ad esempio con la madre di Sayaka abbiamo una vera e propria rappresentazione di una madre che non se ne frega nulla della figlia, una madre moderna alla fine, purtroppo. Poi si parlava di personaggi che vi diceva essere praticamente ridotti a poco più di dei personaggi mediocri. Praticamente ho parlato solo di Sayaka, gli altri non li hanno nominati per niente. Ma parliamo di un cast che per la maggior parte dei personaggi ha modo di svilupparsi in pochissime puntate. C'è Mami che insomma ha 3 puntate di tempo. Eppure Mami, per quanto sia il personaggio che piace di meno di tutta l'intera opera, è un personaggio che si sviluppa bene all'interno delle 3 puntate che gli viene date. Perché? Perché ci viene presentata innanzitutto come una senpai, quindi già vediamo il rapporto di anzianità rispetto a Sayaka e Madoka. Ma poi ci viene presentata come una che è praticamente sola, non ha amici, non ha famiglia, non ha colleghi di lavoro sul campo delle quelle, se non Kyoko, che comunque è un lupo solitario vero e proprio. E nel momento in cui inizia ad aprirsi a Madoka, inizia ad aprirsi a Sayaka, cambia totalmente. Lo vediamo proprio totalmente nella terza puntata in cui si apre l'amicizia delle due quelle e muore per la distrazione fatale che gli viene data dal parlare, dal vantarsi un po' ingenuo, un po' naive con le due koai.
lei ha una crescita abbastanza repentina, non gestita benissimo, è vero. Però vediamo che è comunque un personaggio che cresce nelle tre puntate. E vediamo che è un personaggio che tenta un po' di fare la... di fare la senpai. Però è un personaggio che ha più difetti delle due guai. Cioè, è una che non riesce a stare da sola. Quando invece Sayaka o Madoka sono in pace con se stesse nelle prime tre puntate. Lei invece è tormentatissima. Ed è un personaggio che purtroppo è abbastanza sofferto, che avrebbe avuto bisogno di uno sviluppo maggiore. Ma è questa anche una delle cose belle di Madoka, che insomma non ti tratta, non ti prende per il culo. Quando un personaggio deve morire, muore. È una delle cose che mi piacciono di più in un anime che tratta appunto tematiche così forti, che vuole sembrare maturo o adulto. Poi vabbè, abbiamo parlato prima di Sayaka, parliamo di Kyoko, che comunque è il personaggio meno sviluppato, è vero, ma che è legato a doppio filo con quello di Sayaka, perché lei è una che vive praticamente da sola, è isolata dal mondo, lei è un lupo solitario, no? Eppure quando vede Sayaka ne viene trasportata, ha bisogno di insegnarle qualcosa, ha bisogno di starle legata, e più perché per una tematica amorosa è per un bisogno impellente. È la tematica principale di Madoka, quella della depressione della solitudine, e che si vede pienamente nei personaggi di Omura e Madoka. Madoka che Falcos ha detto essere personaggio ispiratissimo e pedisseguo a Shinji Ikari. Non lo nego assolutamente, perché ormai è noto che da quando è comparso Shinji praticamente tutti i personaggi di anime psicologici sono fatti a sua immagine e somiglianza. Abbiamo visto un sacco di anime psicologici, quindi alla fine non c'è neppure da stupirsi. Però i due personaggi sono radicalmente diversi nelle scelte che prendono. Nel senso che Shinji è un prescelto. Shinji è un prescelto. Solo lui può pilotare l'Eva. Lui è costretto a pilotare l'Eva. Lui deve salire sul robot. Glielo dice il padre un sacco di volte, ci hanno fatto tutti i meme. Quindi lo sappiamo. Madoka no. Madoka no. Madoka non è costretta. Madoka non è una prescelta, Madoka decide di farlo da sé, Madoka decide di proteggere quelli che le sono più cari, perché capisce che la vita da soli non può funzionare, la vita deve funzionare solo nella ricerca di altri, solo nella ricerca dell'amore, solo nella protezione dei propri cari. La vita va affrontata in maniere specifiche, ce ne sono tantissime, e una delle più efficaci è amando. Madoka lo capisce perfettamente nelle ultime puntate dell'anime, lo mette in pratica. Piange prima, ma piange perché non riesce a capacitarsi di quello in cui l'hanno fatta capitare, non riesce a capacitarsi di come debba essere invischiato in qualcosa in cui lei non c'è assolutamente niente. E poi decide di prendere una scelta così difficile. Perché? Perché è convinta da Omura. Omura che lo fa per amore, Omura che le va indietro perché è innamorata di lei. Forse è l'unica costretta a fare quello che fa. E perché è costretta? Perché l'amore ci costringe a seguire le persone che amiamo. L'amore ci costringe a darci tutto quello che abbiamo alla persona che amiamo. L'amore ci costringe a attraversare perfino lo spazio e il tempo. Ce lo diceva Battiato, una famosissima canzone, e probabilmente Shimbo e Urobu ci hanno copiato da Battiato. Massimo esperto di Battiato, io, Italo Scagnello, dico che Shimbo e Urobu ci hanno copiato da Battiato. Per opinioni e commenti, diciamo che finiamo qui. Perché lui aveva detto che aveva altre critiche, aveva altre forzature. Non le ha dette, non ce le vedo, sinceramente, non ce le vedo. Tratta un mare di tematiche, e la cosa bella è che lo fa senza sfruttare il genere comunque testo, invece tentando di sfruttarlo al massimo, no? Di sfruttarlo fino all'osso. E sotto il punto di vista tecnico lo fa ancora di più. Perché? Falcus ha parlato di un cara design di Ume Aoki, che ha fatto anche i Damari Sketch, molto improntato verso
una sorta di moe, un moe spigoloso, no? E io gli do ragione, è una sorta di moe, si può vedere come moe, assolutamente. Ma c'è un motivo dietro a quel tipo di cara design, ed è un motivo abbastanza chiaro, che coinvolge anche l'uso di varie correnti stilistiche e pittoriche, artistiche, all'interno dell'anime. Perché le streghe famiglie sono rappresentate sotto un'impronta cubista e surrealista? Per fare un contrasto netto tra la purezza delle ragazzine, delle superiori, delle medie, di adolescenti, e un mondo gotico, un mondo grottesco, un mondo dark, no? Si è parlato tanto di dark nella recensione di Farcos. Un mondo pieno di depressione, di solitudine, tutto quello che va ad approntare quel tipo di stile aveva appunto un messaggio da rappresentare. I famigli, le streghe sono rappresentati secondo le regole del cubismo e del surrealismo innanzitutto per dare un contrasto tra un cara design molto sottile, molto soffice, molto armonioso, dolce, tenero, potremmo dire, un altro cara design invece spigolosissimo, duro, davvero davvero spaventoso, quasi inquietante, più che spaventoso, angosciante, potremmo dire, ma anche per esprimere quello che le streghe sono, perché le streghe sono delle maghe, no? Maghe che sono state trasformate in streghe perché la loro anima è stata corrotta. Quindi sono praticamente quelle maghe che vediamo rappresentate così, vediamo rappresentate col cara design della Oki, no? Trasformate così. Il contrapposto da Sayaka versione maghetta, Sayaka versione strega, Octavia con Feckendorf, il nome di Sayaka da strega, è palese, è una corruzione totale dell'anima. Lei è stata avviluppata da una depressione tale da distruggerla, da renderla un ammasso di poligoni, quasi potremmo dire, da un ammasso in forma di carne. Non è più un essere umano, ma è un abominio. Ed è questo che vuole rappresentare quella scelta di tipo artistico fatta dalla Shaft, fatta da Shimo, fatta da Urobuchi. Abbiamo l'esempio tipo di Guernica, no? Guernica aveva quel tipo di rappresentazione della gente perché era avviluppata dalla paura, c'era il bombardamento a Guernica, erano terrorizzati ed erano così deformati per rappresentare meglio quel tipo di paura e di angoscia che li distruggeva. E Sayaka è alla stessa maniera distrutta dalla depressione, distrutta dalla paura di non poter amare più Kamijo, che è appunto colui che le mette in corda, non so figlio di puttana, va bene, ok. Quindi c'è un senso dietro questa scelta, non è vero che non c'è per niente. Si parlava poi della regia, regia che lui mi sembra non abbia citato, ho citato animazioni e host. E le host sono della Kajiura, non sono solo buone, sono eccellenti, sono superlative le host della Kajiura, poi cantate dalla Calafina, delle Calafina, cazzo, non mi puoi dire sono buone. Le animazioni sono buone, non sono ottime, perché sono buone, alla fine c'è un uso parecchio marcato anche di sfondi statici, no? Ad esempio quando vanno a scontrarsi contro le streghe c'è comunque una rappresentazione di uno sfondo non animato, un po' come è nelle corde di Shimbo. Shimbo che ha fatto una regia perfetta per un mangioco. Perché? Perché non c'è bisogno di usare una regia particolareggiata o sperimentale come in Bakemonogatari per un Mahjong. Per un Mahjong c'è bisogno di una regia molto normale e lineare. E così come l'ha fatto in Nanoa, lo ripropone in Madoka. È una regia molto semplice, una regia che non ha sbavature particolari. Falco Simbriato mi diceva ad esempio della morte di Mami, ma la morte di Mami non è una morte che ha bisogno di una velocità vera e propria, di un giro di campo, di cose particolari della regia. È una morte che ti deve mettere l'angoscia dentro, te la mette perché viene improvvisa,
subito, viene istantanea, non è una morte che puoi prevedere, perché tu appena vedi che Charlotte si trasforma e poi vedi subito il film dopo con il sangue che cola, tu prima non avevi capito quello che era successo, perché credevi che Mami fosse comunque abile e capace di sconfiggere quella strega, e invece no. Si punta molto in quel tipo di caso sulla sorpresa, infatti poi è inframmezzata da Mura che parla, no? E poi è molto lineare, non è nulla di che, è una regia buona, ma non è una regia certamente sufficiente o insufficiente, è una regia buona. Quindi sarà uscito tipo un video di 30 minuti perché mi sono dilungato un sacco. Io mi sono distrutto una scapola. Mi si è distrutto la scapola e mi dispiace, non te la riparo la scapola. E niente, chiudiamo il video con una raccomandazione di due canali, perché non l'avevo fatto prima, faccio adesso. Il primo canale è di House of Flame, che è il canale di un nostro utente, di un nostro amico, Ludovico Lombardi, che si fa chiamare Moki sul canale. Lui farà un po' di video flame su vari argomenti che parlano di anime, ma parlerà anche di anime, probabilmente recensirà. È un ragazzo molto simpatico, io gli voglio un bel la madonna perché quando parla mi fa spellicare dalle risate. Iscrivetevi. Altro canale è sempre il nostro utente, che è La Capanna di Nonno Paki. Avevo già citato in un video precedente, nel video di Shinjeki. Ora lo cito per mettervi il canale sotto e per sponsorizzarvelo, perché lui praticamente fa video contro di me. Cioè, nel senso che io dico una cosa, lui mi va contro. Oppure l'ha fatto anche con Alberto e anche contro un boss di Otaku Empire. È un video che è un nuovo ragazzo che fa video perché ha una buona dialettica e perché facendo video si esprime meglio. Ed è un buon motivo per fare video, perché alla fine è sempre meglio parlare e esprimersi, perché su internet può essere anche che non sei chiaro nell'esposizione. Questi sono i due canali, la recensione finisce qui. Mi piace, condivisione, quello che volete, insomma, datemi i soldi per l'operazione, grazie per i miei iscritti, grazie ma anche grazie soprattutto perché mi hanno riconosciuto al Nerd Cultura Tour di Dario Moccia, mi hanno riconosciuto dei ragazzi e sono stato molto felice di questa cosa, perché insomma è abbastanza strano, no? Prima sei un perfetto sconosciuto, poi la gente ti viene a fermare in mezzo a un raduno di un famoso youtuber e ti dice: ma tu sei quello che ha fatto il video sul doppiaggio? E insomma, mi ha riempito il cuore di felicità, anche perché poi mi chiamano Geno, quindi io che cazzo se posso dire, sono felicissimo di queste lusinghe che certo non mi appartengono. Quindi il video finisce qui. E ovviamente vedete prima le recensioni di Farkus per fare un confronto. Questa è stata una recensione in cui ho cercato di mettere in evidenza quello che diceva lui e di aggiungere cose che invece non aveva detto, per esempio le tematiche di cui parla Madoka, il modo in cui ne parla. Non ho parlato dei combattimenti perché alla fine i combattimenti di Madoka non sono tutto questo granché, solo quello di Kyoko e Sakura è abbastanza carino. Poi non è un anime che si basa sui combattimenti, quindi alla fine sarebbe anche superfluo parlare. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, probabilmente sarà su di lì. Arrivederci. Si chiama gioco, sarà una cosa fissima, grazie per avermi mandato. Cioè, non mi hai neanche minimamente disturbato. L'ho notato, con Robuce, grande persona Robuce, e ha detto, no, che praticamente facciamo una cosa bellissima, facciamo morire a tettura. No, allora. Adesso appunto, dai, fai una testa. Allora, Cibo, tu hai ammazzato Tettona? Sì, ha detto che ci sia una taglia in più, così più spettacolare la morte. Cibo, ci parlo solo la lite. Cibo, tu vuoi ammazzare la Tettona? Sì, ha detto, ma tanto quelli poi ci stanno le loli, no? E tutto muore. Poi ci mettiamo il bacio lesbico alla fine. Bacio lesbo? Sì, mettiamo lesbiche. Cibo, fai quello che vuoi. Va bene. Un grande capolavoro, un commentatore come però adesso Cibo
Ecco, torna all'ospedale, eh? Sì, però poi facciamo l'anime con le loli che giocano in biscola. Torna in ospedale, scingo, dopo... Sì, però, parliamo un attimo. Dopo Autocad, le loli che giocano in biscola. Sì, sì, però... Le loli che giocano in biscola!